Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 23esimo episodio per la nostra videoguida dedicata a God of War. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e, cosa ancora più importante, di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide, presenti e future, sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video cominceremo con l'entrare nel ventre della bestia, ovvero del serpentone gigante che vediamo a fondo schermata, conosciuto anche come Jormungandr. E quindi, a mio malincuore, iniziamo col scendere tramite l'elevatore, raggiungere un'imbarcazione vicina e poi entrare in quel serpentone gigante. Puoi non venire. Chiaramente alla ricerca dell'occhio di Mimir. Sicuro che sia una buona idea? No. Ovviamente non è una buona idea, però l'occhio è lì e quindi non possiamo fare diversamente. Ma questo non scherza. Sì, neanch'io sono mai stato nella pancia di un gigante. E tu? Non di uno che non volesse mangiarmi. È una reazione prevedibile a questo punto. E vabbè ragazzi, fatto 30, facciamo 31. Ci siamo. E ormai siamo dentro. La bocca si chiude e tutto diventa completamente nero. Per fortuna però la luce del Bifrost aiuta un pochettino a vedere qualcosa. E area scoperta, ventre della bestia. Il viaggio, Jotunheim, è vicino. Trova l'occhio di Mimir. Sognavo spesso di essere mangiato. Dei sogni non bisogna. Non ho paura, mi ha solo fatto ricordare come mi sentivo quando ero bambino. Troviamo la statua. Ovviamente esplorare la pancia di Jormungandr non è un compito difficilissimo, in realtà è un serpente e quindi dobbiamo semplicemente andare avanti, non è che abbia un corpo molto particolare o chissà quanto articolato, nonostante sia di dimensioni giganti. In realtà però all'interno di questi succhi gastrici possiamo trovare anche un po' di oro di Aigir e quindi, visto che ci stiamo, lo facciamo raccogliere direttamente da Atreus. Sì, più o meno. Così come per i pezzi d'argento e per i punti esperienza, anche la quantità dell'oro è totalmente casuale e probabilmente influenzata dal parametro fortuna. Oro che peraltro può essere utile per potenziare alcuni tipi di equipaggiamento, o magari essere rivenduto per dei pezzi d'argento. Comunque sia, facciamo questa piccola deviazione, attracchiamo qui, ed andiamo a prendere qualche pezzo d'argento in più. Una cosa molto importante ragazzi, che è doveroso sottolineare da parte mia per aiutarvi, ovvero il fatto che così come nella seconda parte di Helheim, quella che abbiamo chiaramente superato qualche episodio fa, e questa parte specifica di storia, cioè il ventre della bestia, sono luoghi dove si può passare una sola volta e non si potrà tornare mai più. Quindi mi raccomando, anche se non sono posti difficili o che contengono chissà quali rarità e ricchezze, è importantissimo prendere tutto il tempo che serve per esplorarle con cura e non tralasciare niente. Ok, e ovviamente sto qui anche per far sì che questo avvenga, quindi darvi una mano. Perfetto ragazzi, detto anche questo, praticamente siamo arrivati nella parte finale di quello che è il ventre della bestia, e di cui dobbiamo semplicemente far impattare l'ascia contro la tavola in legno dipinta di giallo, per poi azionare il meccanismo e far muovere quella struttura là sopra, laddove c'è una piattaforma, così da far girare il tutto e posizionarla laddove a breve potremo raggiungerla. E da qui, volendo, se uno ci fa caso, intravede anche un bel forziere leggendario, il quale contiene l'occhio di Mimir. Quindi prendiamo la mira e iniziamo a dare una serie di colpi, così da far girare tutto. Quando sarà arrivata abbattuta, semplicemente andiamo a bloccare con il dispositivo che si congela. Benissimo. Passiamo da questa parte, distruggiamo le assi che bloccano il cammino e poi ci arrampichiamo. Raggiunta la suddetta piattaforma, recuperiamo la Leviatano e poi vediamo che cosa succede. Mimir, dove avrà messo il tuo occhio, Dino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio.
ed alla fin fine possiamo raggiungere questa superficie sulla quale ci possiamo arrampicare e di conseguenza arrivare di fronte al forziere leggendario. Prima di aprirlo, o anche dopo, tanto è la stessa cosa, è giusto però notare che dall'altra parte c'è un altro forziere e questo è totalmente opzionale e non facente parte di storia. Al cui interno possiamo trovare l'ultima parte del codice linguistico relativo al regno di Niflheim. In realtà ragazzi non mi è mai capitato di mancarlo, quindi di non raccogliere il suddetto contenuto, quindi non so dirvi se effettivamente non prendendo l'ultima parte di codice nel regno di Niflheim ci si può andare lo stesso. Non credo che si possa fare, quindi mi raccomando, per non rischiare andiamo a prendere subito il quarto ed ultimo pezzo di codice linguistico. Anche perché Niflheim non è un'ambientazione di storia, ma è secondaria e ci sono comunque tantissime cose da fare in quel regno, per cui ne vale sicuramente la pena. Codice di Niflheim completato. Ora puoi leggere la lingua di Niflheim. Adesso puoi accedere a Niflheim dalla sala del viaggio tra i regni. Perfetto, ci siamo tolti anche il pensiero e quindi proseguiamo con la storia. Sì, è un occhio. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Piano, dai, piano. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. La missione di storia si aggiorna in torna alla sala del viaggio di Tyr. Per cui sfruttiamo il cavo e molto velocemente torniamo all'imbarcazione ed usciamo dalla pancia del serpente più grande del mondo, Jormungandr. Beh, non posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Andiamo verso Jotunheim. Ora nessuno ci fermerà. Hai mai sentito l'espressione sfidare la sorte? Che dire ragazzi, sembra che per una volta vada tutto bene. E invece... È stato piuttosto terrificante che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungandr. No, qualcosa non va. Continuiamo a navigare verso la bocca del serpente e le scosse si ripetono, sempre più violente e sempre più preoccupanti. L'hanno colpito. Cos'è? Sbrighiamoci. Non posso che concordare. Tieniti e mantieni l'equilibrio. La barca si muove. Sto per l'ho preso. Ragazzo! No! Sto bene. Mi ci sto quasi abituando. Che gli è successo? Siamo stati noi? No. Qualcos'altro. Il gigante è morto. Perché il serpente ci ha lasciati qui? Guarda! Freya, possiamo fidarci di lei, giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi, vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No, ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi?
Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Lo sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Avete una qualche idea, una vaga idea, di quanto mi siete costati? E c'è da ammettere che neanche il regno di Elaim è stato in grado di trattenere Baldur. Che è veramente una rottura di scatole che non finisce mai. Ma anche basta Baldur, insomma. Dall'inizio del gioco che ci sta addosso. Sono qui. Non scappare. Ma chissà se stavolta è l'occasione buona per farla finita davvero, una volta per tutte. Vediamo. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio che tu... Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. A te io penserò dopo. Prima la famiglia. E si passa all'azione. Inoltre ragazzi, giusto che vi confessi una cosa. Per me questa è la quarta run in God of War, quindi la mia quarta partita. Lascio fra voi il conto di quante volte ho dovuto affrontare Baldur. Ok, di qui nella prima fase di combattimento di quest'ultima boss fight possiamo in realtà attaccarlo come vogliamo. Personalmente preferisco però darmi l'obbligo di combatterlo direttamente con calcio e pugno. Quindi ci andiamo direttamente di combo fisiche. E inoltre sfruttiamo come sempre quelle che sono le frecce a stordimento da Atreus, anche se per realtà Baldur non si può stordire, perché è un boss e non c'è la barra di stordimento sotto, per fargli comunque sia una buona quantità di danno. Poi volendo possiamo anche per una volta passare alle frecce shock e quindi divertirci anche con questa alternativa. Sfruttare l'evocazione per fargli danno e anche per ricaricare istantaneamente altre 4 frecce direttamente in faretra. In questa prima parte non c'è molto da dire nel combattimento, anche perché Baldur di botte ne prende davvero tante, quindi di calci e pugni e colpi vari. C'è Freya che utilizza la magia della natura per tirar fuori queste radici dal terreno e bloccare entrambi. E più che altro ogni tanto tende a dare qualche colpo lui, che può essere tranquillamente parato e contrattaccato al momento giusto, oppure se non ve la sentite, semplicemente parato con la guardia alzata. Nulla di che. Per liberarci e divincolarci dalle radici è sufficiente spammare il tasto cerchio, quindi premerlo velocemente e ripetutamente. La prima fase è conclusa. Che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Quindi in realtà è stato più il tempo per descrivere le nostre possibilità che poi per fare come tutto. Vuoi. Fermo. E questo non lo doveva fare. Tu sanguini. Per due motivi. Respira, ragazzo. Respira. Il primo è che comunque è Atreus, figlio di Kratos, e quindi poi dopo Kratos si incacchia come una furia. Seconda cosa, perché lo vedete adesso. Che sta succedendo? Posso sentire il dolore. Posso sentire tutto quanto. No! Ora è vulnerabile. No! Madre!
Nella cinghia della faretra. Il vischio l'ha ferito. Per Frey era maledetto. Non solo, l'incantesimo si è spezzato. Può essere ucciso. Certo, ora ricordo tutto. Adesso ricorda. In effetti, poteva ricordarsi anche un po' prima, eh. Comunque. Va benissimo così, ragazzi. Sono comunque contentissimo di portarvi un ottimo gameplay. E una delle, diciamo, parti finali della storia di God of War. Non proprio il finalissimo, però una boss fight molto molto bella e molto interessante. Ok, di qui inizia la seconda fase. Consiglio che posso darvi è semplicemente di ascoltare bene da dove proviene la voce di Baldur per posizionarsi di lì in guardia. È una sequenza che ci ricorda molto ciò che abbiamo già affrontato contro Magni e Modi. Però non è che funzioni proprio così la boss fight. Forse è più un voler riutilizzare questo meccanismo da parte dei ragazzi di Santa Monica che non altro. Ok. E mentre affrontiamo Baldur, chiaramente Freya cerca di dividerci con la mano del gigante con lo scalpello in testa. E di qui riprende il combattimento come prima. Quindi semplicemente frecce elettriche di Atreus, eventualmente vocazione runica, e poi calci e pugni con le combo di Kratos. Vediamo se non ci sentiamo sicuri oppure cerchiamo anche di contrattaccare. In più, volendo, se vogliamo farla un pochettino un po' più particolare come boss fight, possiamo anche approfittare degli accumuli di linfa di Yggdrasil, l'albero del mondo, per gettare qualche gemmina contro eventualmente Baldur per poi farla esplodere con le frecce shock, oppure mirare direttamente i cumuli fermi e i grandi depositi quando lui è vicino. Però si può fare anche tutto senza questo tipo di meccanica, non è obbligatoria. Cosa importante, dopo un po' che lo stiamo combattendo, lui va a assimilare il potere del gelo, di cui la levetano diventa inutile, quindi passiamo alle lame del caos, sfruttando la sua debolezza elementale. Sempre contrattacchi e combo di lame del caos, per la quale possiamo anche sfruttare chiaramente gli attacchi runici, leggeri e pesanti, così da fargli un pochino più male. Sei debole, madre! Ed ovviamente da qui in poi inizierà anche a fare ogni tanto degli attacchi bordati di rosso, che come al solito sono dei colpi che non possono essere parati, ma soltanto schivati. Eccolo qui. Attacco a zona di gelo, semplicemente stiamo un po' distanti, oppure eventualmente facciamo una capriola all'indietro. Poi dà anche un po' fastidio il gigante comandato da Freya. Però è quello, diciamo che lo sopportiamo, facciamo finta di nulla. Ok, completata anche questa parte del combattimento, riusciamo finalmente a scagliare distante Baldur e interviene nuovamente Freya col gigante. Chiaramente il gigante è morto, però lei con il potere della natura riesce a muovere un po' il cadavere immenso di questo essere ormai non più vivente. Di cui facciamo uno sforzo per sollevare la mano e poi premiamo quadrato appena appare l'icona sullo schermo. Così che andiamo a colpire il gioiello dell'anello e tutto esplode. E passiamo alla terza parte della boss fight. Atreus! Atreus! Sono quassù, sto bene. Io sto benissimo! Laddove Baldur stavolta avrà acquisito il potere del fuoco, quindi sarà potenzialmente immune alle lame del caos, ma molto sensibile alla Leviatano. In questo caso ci fa ancora molto comodo sfruttare le frecce elettriche, quindi a shock, per eliminare molto velocemente la nidiata, quindi questi nemici che sono tanti ma hanno pochissimi punti vita. Non credo che l'evocazione runica di Atreus possa avere effetto adesso, perché è un po' distante, infatti è disattivata. Però le frecce comunque si avvalgono. Quando ha il potere del fuoco Baldur, dobbiamo stare attenti agli attacchi a distanza e a questo attacco che fa in picchiata, quindi scendendo. È comunque molto scomodo da affrontare, però
si può comunque ancora far tutto. Sfruttiamo anche gli attacchi runici, così che lo interrompiamo un attimo. E poi andiamo con la classica combo, tre attacchi veloci ed uno pesante, se lo riusciamo a colpire. Ancora, ancora, ne voglio ancora. Questo attacco lo possiamo schivare lateralmente e poi ripassiamo a sparare a tutta la nidiata, che per comodità può essere anche affrontata con l'arma del caos, che come al solito sono l'arma di Kratos più consona per poterli eliminare in fretta. Se prendiamo un po' di danni extra in questo combattimento, non vi preoccupate ragazzi, è normalissimo, ci sono tante cose da dover gestire, da controllare, Baldur dà molto fastidio, anche i mob, Freya, chi più ne ha più ne metta. Ok, per una volta ho schivato bene, abbiamo quindi sfruttato il potenziale dell'amuleto di Kvasir, schivata laterale, e poi se serve ci dovrebbero essere anche qualche punto vita in giro da raccogliere tramite seminatori. Ok, anche questa è stata fatta bene. Terza fase della boss fight completata con successo. Finora siamo stati bravissimi. Baldur scappa arrampicandosi sullo scalpello magico e noi facciamo la stessa cosa. Purtroppo non ho potuto raggiungere la gemmina di vita, però pazienza. La cosa più importante adesso è cercare di raggiungere molto velocemente Baldur, che tenta la fuga. E di qui una brevissima sequenza che ci ricorda il combattimento contro Baldur quando eravamo sul dorso del drago. Quindi semplicemente con L1 si parano i pugni centrali, si schiva dal lato opposto laddove si sposta Baldur per colpirci, appena abbiamo schivato andiamo di R1 per contrattaccare. E di qui riparte un'altra sequenza automatica, che si alterna a degli attacchi in tipo quick time event, quindi appare il comando e noi lo andiamo a premere sul pad, come in questo caso. Considerate ragazzi che tecnicamente queste sono anche fasi che un po' servono a far riposare il giocatore, che magari si può stancare anche per l'intensa concentrazione nelle fasi di gameplay di combattimento e ha bisogno ogni tanto di riprendere fiato. Quindi sono bellissime da vedere, molto coinvolgenti, e servono anche appunto per riposarsi un attimo. Ok, di qui spammiamo quadrato, quindi lo premiamo come sempre velocemente e ripetutamente. E la situazione attuale credo sia un po' in fase di stallo. Kratos che strangola Baldur, che strangola Kratos, che strangola Atreus, che cerca di liberarsi. Un po' un groviglio di braccia, insomma. Furia di Sparta. Quando è troppo, no? Cosa? Ok, quarta fase della boss fight. Iniziamo subito con la furia di Sparta già attiva, quindi la sfruttiamo subito al massimo, insieme chiaramente alle frecce d'Atreus, l'evocazione e ancora frecce che si sono ricaricate grazie al fatto che l'artiglio è di livello 6. Non a caso ragazzi, negli episodi precedenti vi avevo consigliato di potenziare per l'appunto la furia di Sparta, e adesso l'abbiamo usata bella potenziata. Di qui ci possiamo andare con calcio e pugno oppure con le lame del caos, ma anche no, perché è appena passato al fuoco e poi è appena ripassato al ghiaccio, quindi questa quarta parte si diverte come un pazzo a cambiare continuamente elemento e quindi a non farci capire poi nulla. Ok, ci ha spazzato via, ma noi torniamo sotto, non c'è problema. Lame del caos, le frecce shock vanno sempre benissimo, almeno quelle non le dobbiamo cambiare. E poi attacco unico, leggero e pesante. Lo teniamo fermo con le frecce, così non si sposta e si prende tutti gli attacchi. Come sempre ci può stare di prendere un po' di danno con gli attacchi che fa a zona rossi, perché siamo molto vicini, eseguendo un gameplay di contatto. Ok. Ancora Leviatano e ancora attacco unico. Anche questo potenziato non a caso. Ok, la boss fight è finita e direi che adesso può anche bastare.
quindi sfoghiamo tutta la nostra rabbia, la nostra frustrazione e il fatto che ce ne abbiamo le balle piene di Baldur sul suo brutto faccione. A suon di R1 e di R2. Guardate, ho un'idea! Ragazzo! Sei stato bravo! Questa, ragazzi, era l'ultima boss fight contro Baldur. Siamo stati bravissimi. Fallo! Fallo! Fermati, ti prego. È sconfitto, Baldur. Allora, nuocere. Tu non ci darai più la caccia e non la toccherai. Non mi serve la tua protezione. Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Ho fatto molti errori, lo so, ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morto risolverà le cose, non ti fermerò. Lo so. Ti voglio bene. Io ti... Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere persone migliori. Freya, lo ha scelto lui. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno. E darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell! Questa è la mia promessa! Ti ha salvato la vita! Mi ha privato di ogni casa!
di ogni cosa. Tu sei un mostro. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci? Io ti conosco abbastanza. E lui? Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello El era tuo padre. È questo il destino degli dèi. Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi, sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Benissimo, ragazzi. Non ho voluto interrompere semplicemente perché i dialoghi e queste fasi di storia sono estremamente importanti e significative, per cui non volevo rovinare l'atmosfera. Jotunheim è vicino, completato. Il viaggio, ceneri della madre, torna alla sala del viaggio di Tyr. Vestia aggiornato. Legione. Freya conosce un sacco di magie. Prima ha usato le sue radici per cercare di fermare mio padre Baldur, ma erano troppo forti. Poi ha rianimato il gigante muratore Tamur, una cosa incredibile che comunque non ha funzionato. Baldur continuava a cercare di uccidere Freya e non potevamo permetterlo. Così abbiamo combattuto e Freya ha evocato delle strane creature che afferravano mio padre per impedirgli di combattere. Meno male che erano facili da uccidere, anche se erano tantissime. Un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo. Come sempre, per tornare molto velocemente alla sala del viaggio tre regni e quindi in sostanza in prossimità del negozio di Brock, sfruttiamo il passaggio mistico. Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al Tempio di Tyr, un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Perché siamo accostati a Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedia. Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya. L'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita. Ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide. E quindi, ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 23esimo episodio della nostra videoguida dedicata a God of War è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!